Salve, sto osservando con il nuovo prisma di Herschel della ditta adrianololli.com il nuovo Hercules che è appena uscito sul mercato. Un prisma molto interessante, nuovo, e adesso ne vedremo le caratteristiche. Vediamo adesso in dettaglio questo prisma di Herschel Hercules e come è fatto e cosa contiene la confezione. Ok. Allora, questa è la valigetta a pressione, contiene anche una valvola di tenuta della pressione. È una valigia stagna, molto bella, resistente. E qui apriamo, dentro la confezione troviamo il filtro polarizzatore circolare. E troviamo naturalmente il prisma di Herschel. Dentro la valigetta è in gomma che attutisce comunque gli urti eventuali. Allora, veniamo al prisma di Herschel. È molto ben fatto, è di grandi dimensioni, è sempre con attacco da 31,8, però ha il vantaggio di avere un prisma più largo di altri concorrenti. Ha le prese delle feritoie d'aria per poter raffreddarsi, sia sopra che sotto. Ha il cercatore solare, quindi centrando il sole, qui vedremo il dischetto del sole illuminato. Davanti ha il naso da 31,8, che è una cosa molto comoda perché così può andare bene su tutti i telescopi. Ha il blocco oculari con anello di ottone, in maniera tale che non vi rovina gli oculari dentro, con tre viti. Vi faccio notare che sopra il portaoculari è filettato T2. Questo cosa significa? Che noi possiamo togliere per esempio le tre viti, una, due e tre, e se abbiamo problemi di fuoco con la nostra camera, qui abbiamo per esempio una ASI, quindi semplicemente io l'ASI come al solito posso metterla dentro il portaoculari, però posso anche svitare il naso e guadagnare così diversi centimetri di fuoco. In questo modo posso avvicinare moltissimo la camera. Naturalmente davanti abbiamo il naso da 31,8, ecco qua, il naso da 31,8 dove è presente un diaframma a iride. Non so se si riesce a vedere. Sono lamelle di metallo che consentono di diminuire la luminosità e, come in un obiettivo fotografico, oltre a ridurre la luminosità, aumentiamo il contrasto. Quindi fotograficamente potrà convenire chiudere leggermente il diaframma per ottenere un miglior contrasto della superficie del sole. È completamente in metallo, ha un prisma grande, abbiamo detto attacco da 31,8 e in più ha disponibile un filtro polarizzatore circolare. Questo filtro può essere avvitato al fondo di un oculare, per esempio questo, e possiamo inserirlo dentro. Se abbiamo l'accortezza di non stringere le viti del portaoculari, noi osservando nell'oculare possiamo girarlo leggermente a destra e a sinistra e otteniamo un passaggio di luce che va da circa il 95% fino a circa il 40%, rendendo l'immagine molto più attenuata e comunque non perde di contrasto. Quindi è un ottimo prisma di Herschel, migliori di tanti altri che ho provato, e ve lo consiglio sicuramente perché è veramente molto buono. Quindi rimettiamo il filtro nella scatolina. Questa è la sua scatola. Thank you.
Bene, vi ringrazio, spero vi sia piaciuto, vi consiglio di provarlo e a breve farò delle fotografie proprio con questo prisma e le metterò sul canale. Vi ringrazio a tutti.